poi c'è il momento in cui, vedendo che ero sola in palestra, parte il balletto ignorante, ma tac, ed è subito figura di M perché entra uno e mi guarda basito. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un nuoto Itina Day, solo che questa mattina mi sono dimenticata di registrare quello che ho bevuto, ma ho bevuto semplicemente un caffè d'orzo e dell'acqua, tanta acqua. E adesso sono in un parco a raccogliere le more di gelso, perché adesso sono di stagione e nella mia città ci sono un sacco di alberi e quindi sarebbe un peccato capitale lasciarle su, perché sono dolcissime e buonissime, anche perché fresche comunque non si trovano, e quelle essiccate che si trovano nei negozi bio costano una follia, quindi già che ci sono, raccogliamole. Vi consiglio di cercare di tenere gli occhi bene aperti se le trovate. Un albero vicino a casa, quindi meglio di così. In 5 minuti tipo ho riempito un'intera scatoletta che mi sono portata, e ovviamente tipo due ne raccoglievo, due ne mangiavo perché sono troppo buone. Queste erano particolarmente dolci. Ecco qua il mio bottino, la dolcezza fatta a frutto. Una bontà, vi giuro, indescrivibile. Adesso è già ora di pranzo, quindi farò il mio primo pasto e vi porto con me. Adesso è ora di merenda, ma in realtà non ho neanche tanta fame, però ieri ho fatto i chocolate chip cookies, quindi uno me lo mangio, più per gola che per fame, come sempre. Cioè, guardateli, io non so, più grande della mia faccia. No, non è vero. Adesso stiamo per cenare. E ogni giorno prima di cena oppure con la cena mi mangio una noce brasiliana, perché una sola di queste ha tutto il selenio necessario al nostro corpo. Per preparare la farifrittata ho usato 50 g di farina di lupino e 40 di farina di ceci, 8 g di lievito in polvere e spezie. Io ho usato curry già salato, pepe e curcuma. Poi ho mescolato con un frustino e ho aggiunto 150 ml d'acqua, sempre continuando a mescolare fino a quando il composto sarà diventato omogeneo. Dopo aver fatto riposare per una decina di minuti, ho cucinato su entrambi i lati usando una padella antiaderente. Per preparare la salsina con cui farcire la farifrittata sono andata a raccogliere qualche foglia di basilico dalla piantina che ho sul terrazzo. Dopo aver lessato due zucchine, le ho unite al basilico e ad un pizzico di sale per poi frullarle e ottenere una specie di pesto.
Usando mezzo avocado ho fatto una salsina che uso molto spesso per condire le insalate. La semplicità di preparazione è direttamente proporzionale alla sua bontà, quindi dovete davvero provarla! Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi ha dato qualche nuova idea da sperimentare, mettete un pollice verso l'alto. Inoltre, se vi farebbe piacere vedere altri video con gli allenamenti che faccio in palestra, anche di altri gruppi muscolari, scrivetemelo qui sotto, così li farò. Ah sì, se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo, così ci rivediamo al prossimo video e intanto io vi mando un super abbraccio!